È stato un arrivo convulso quello di Daniela Lorusso questa mattina, attesa al Tribunale di Pescara per l'interrogatorio davanti al GIP Gianluca Sarandrea, accusata di tentato omicidio nei confronti del marito. Insieme a lei anche il figlio 22enne, Michele Gruosso, anche lui con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del patrigno. All'arrivo, dopo aver cercato di evitare stampa, fotografi e telecamere, la donna è svenuta sulla porta d'ingresso. L'interrogatorio è durato un'ora e mezza e si è concluso in maniera imprevista, causando un rinvio a domani. Ci sono situazioni di contrasto, cioè questo significa che nel momento in cui si crea una situazione di contrasto, inesorabilmente la legge impone una scelta precisa, cioè puoi difendere una parte o l'altra, tutto qui, questa è la situazione. Il contrasto si è verificato in modo evidentissimo. Chi è stato a fare le prime dichiarazioni? È stato interrogato il ragazzo, il Grosso. E quindi a seguito di questo interrogatorio non si è andati avanti? E certo, ci siamo dovuti fermare. Cosa succederà adesso? E dovrà nominare un nuovo avvocato, la signora Lorusso, e domani mattina, credo domani mattina, eseguiranno l'interrogatorio di garanzia. Fuori ad aspettare insieme ai giornalisti il terzo uomo, Edwin Henry Mosquera Zabala, accusato di lesioni personali e finito agli arresti domiciliari in attesa di essere ascoltato separatamente dalla coppia madre-figlio. C'è stata l'aggressione lui l'ha messa? Solo sulla questione dell'aggressione. Quindi l'aggressione l'ha confermata, invece la fase che riguarda l'avvelenamento dell'intercettazione ha negato? No, non ha negato perché non è stato assolutamente commesso dal mio segno, non ha alcun rapporto con queste persone, con gli altri. Nelle intercettazioni però si parlava proprio del suo coinvolgimento, con le voci. Le intercettazioni in realtà non è così, ma solo di riferimenti agli incontri che si sarebbero dovuti avere per quanto concerne l'aggressione, quindi una mera aggressione, semplice mera aggressione con lesioni assolutamente di lievi. Lui non l'ha aggredito di sua volontà, ma perché c'è stato appunto una ci sono state queste persone che lo hanno mandanti, diciamo, di questa azione. Il motivo? Non posso riferirlo.